È già all'Alicata dove sono stati trovati sgozzati due anziani coniugi, Antonino Timoneri, 82 anni di Licata, ex dipendente comunale, e la moglie Rita Di Miceli, 81 anni, originaria di Amatrice. I cadaveri con la gola recisa da un'arma da taglio sono stati scoperti all'interno di una palazzina situata in via Marotta, una traversa della centralissima via Roma a due passi dal municipio. L'uomo è stato trovato riverso sul pavimento in un lago di sangue al primo piano dello stabile, mentre la moglie è sulla porta al piano terra. La coppia ha 10 figli, uno solo residente a Licata che è subito giunto sul posto, e gli altri 9 emigrati all'estero, 8 in Germania e 1 in Francia. Immediate sono scattate le indagini degli agenti della squadra mobile di Agrigento e dei poliziotti del commissariato di Licata. L'ipotesi investigativa è quella di un tentativo di rapina finito in tragedia. Per diverse ore sul posto hanno lavorato gli esperti della scientifica che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di tracce ed elementi utili all'indagine. La porta dell'abitazione non presentava segni di scasso, non escluso che la coppia di anziani conoscesse l'assassino o gli assassini. Hanno gridato disperati prima di essere uccisi. A sentire le grida dei due è stata una vicina di casa che ha chiamato il 118, poi la scoperta dei due corpi senza vita. Investigatori stanno cercando di ricostruire tutti i movimenti dei coniugi Timoneri ed i loro rapporti sociali per cercare di risolvere quello che appare un vero e proprio rompicapo.